Al castello di Piea, dal 16 marzo al 1 maggio, incontriamo la quarta edizione del Il Narciso Incantato, una manifestazione floreale in cui la primavera riserva una piacevole sorpresa ai visitatori del castello. Il parco si colora di ben 40.000 bulbose in fiore, narcisi, tulipani, giacinti, fritillarie e altri ancora, e tra questi alcune specie autoctone messe a dimora lo scorso autunno. Particolarmente interessante la visita del parco, che inizia con il lungo viale di ippocastani alternati a statue di fine fattura e accompagnati dalla fioritura dei bellissimi narcisi. Le numerose specie di siepi, piante ed alberi creano la vera ricchezza botanica del parco, completato con il giardino all'italiana, arricchito dalla presenza di una grande vasca circolare per la raccolta delle acque piovane, con fontane, arredi, statue e vasi in mano. I proprietari del castello hanno deciso di aprire alle visite anche le magnifiche sale affrescate con arredi d'epoca e monumentali lampadari di Murano, oltre alle prigioni e ai sotterranei, tutti riportati agli antichi splendori. Il percorso si snoda all'interno dei 700 saloni affrescati, tra cui il salone da ballo, la galleria e alcune stanze che sono state decorate ad opera dei fratelli Gagliari e datate 1762. Viene organizzato inoltre un simpatico mercatino di espositori con prodotti a tema ed un punto ristoro. Ricordiamo il 21 aprile con la rievocazione storica dal tema La Bella Rosin e il Re Galantuomo. Visite guidate con possibilità di organizzare la cioccolata reale al castello con figuranti in costume settecentesco.